buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di Atletica. Ecco il sommario. Partiremo subito con l'intervista alla presidente del comitato provinciale FIDAL di Milano e poi Davide Spazio con le gare. Ci occuperemo di Cinque Mulini, 82esima edizione a San Vittorio Lona, la regina del cross, il cross più bello del mondo. E poi inaugurazione anche dello spazio dedicato alle società con una neonata società per questo 2014. Tima Lombardia, neonato ma già vincente, lo scopriremo insieme con i nuovi campioni. Leonardo Cuzzolina e Matteo Sant'Ambrogio saranno nostri ospiti tra pochissimo, approfondiremo tutti i temi legati all'allenamento, insomma a quelle belle storie che fanno vincere anche gli atleti, e un rapporto davvero bellissimo, tutto da scoprire. Ci vediamo tra poco, subito dopo la sigla, con la prima puntata di Atletica. Apriamo dunque la prima puntata di Atletica con il presidente del comitato provinciale di FIDAL Milano, Sabrina Fraccaroli, grazie alla quale e a tutto il consiglio di FIDAL Milano finalmente Atletica ha potuto vedere la luce. Allora Sabrina, innanzitutto ancora una volta, un po' come è successo con le dirette streaming e tornando anche più indietro negli anni, sempre FIDAL Milano che ha promosso iniziative importanti nell'ambito della comunicazione, quando si tratta di far conoscere l'atletica anche al pubblico che ci segue da casa. Eh sì, ormai siamo partiti, sono più di 10 anni che lavoriamo insieme. Io sono invecchiato nel frattempo. Anch'io. No, tu sei ringiovanita come tutte le donne, ma io piano piano sono invecchiato. Però ancora qualche capello c'è, soprattutto non è bianco, quindi ancora per un po' posso continuare. Dai, prego. Sì, dai. No, ormai sono 10 anni e più che collaboriamo insieme. Abbiamo iniziato appunto con trasmissioni che andavano a riprendere, quindi facevamo poi dei resoconti delle varie manifestazioni che andavamo a riprendere, di tutti i tipi, quindi dalla marcia all'atletica in pista, ai cross, alle interviste agli allenatori, piuttosto che tutto in maniera un po' statica, perché quindi era la televisione di 10 anni fa, che non era oggi, che non era internet e che quindi aveva dei canali che non sono più quelli di oggi. Cercando di seguire il flusso di quello che è il mondo che corre, e noi corriamo appunto con esso, l'anno scorso siamo partiti con questa nuova trasmissione in streaming e quindi abbiamo dato la possibilità a chi non poteva essere presente alle gare di seguirle. E anche qui abbiamo visto dai numeri, perché poi alla fine il nostro mondo si misura in numeri, che i numeri ci hanno dato ragione con questa nuova scelta delle dirette streaming. E qui abbiamo detto, ma non ci si può fermare, perché comunque alla fine questi 10 anni di collaborazione hanno portato sempre a portare innovazione in quello che è il modo di comunicare, di far vedere quello che è il nostro sport. E quindi abbiamo detto, cioè alla fine ci si è incontrati e si è detto, ma perché non raccontare, oltre alle immagini e ai risultati che comunque noi facciamo, anche quello che è il mondo di chi sta dietro, cioè dei ragazzi che fanno primati, hanno delle ottime prestazioni, vengono campionati. Sì, perché poi Sabrina, li vediamo sempre così di sfuggita nelle immagini, perché stanno battendo anche un loro record personale, però è bello anche ascoltare la loro esperienza, la loro voce, non solamente un numero e una classifica. Parte un po' da lì tutta l'idea, Sabrina. Parte da lì, perché poi abbiamo visto che i ragazzi di oggi, con il mezzo della televisione, sono molto più sono a loro agio, e quindi proprio proponendo delle interviste sul campo abbiamo visto la facilità con cui usano questo mezzo e le belle cose che dicevano alla fine di una gara, quindi col fiatone e insomma con la rabbiatura, almeno li avremo un po' più tranquilli e possono quindi raccontarci la scuola, l'allenamento, il rapporto con l'allenatore, il rapporto con i loro amici, le fatica che fanno, per dire
a tutti gli altri che comunque quello che si fa è bello, perché poi in realtà è un mondo di esperienze personali diverse una dall'altra, ma che in realtà sono molto belle, ognuna in particolare, cioè ognuna ha delle particolarità che trasmette qualcosa di bello e molto positivo. E quindi abbiamo detto proviamoci, facciamo un'altra cosa, e quindi siamo qua oggi alla prima puntata di quello che è Atletica. E tra l'altro dobbiamo subito ricordare che non sarà l'unico appuntamento, perché ogni giovedì sera a partire dalle ore 21 avrete la possibilità di vedere Atletica, ma soprattutto al termine di Atletica, quindi dalle 21:30, ci saranno altri 30 minuti che saranno dedicati in questa prima parte della stagione a rivedere un po' tutto il meglio di quello che abbiamo fatto nel corso delle dirette streaming. Quindi questo è un altro appuntamento importante. In sostanza succede che quindi dalle 21 alle 22 c'è un'ora di Atletica, prima legata proprio ai racconti, alle esperienze, a far conoscere ancora di più questi ragazzi e ragazze, e nella seconda parte invece spazio alle immagini. Quindi diciamo un programma davvero importante. Abbiamo davvero gli ultimi secondi, Sabrina. Ci auguriamo davvero che anche questa volta con Fidal Milano di aver trovato nuovi stimoli. Un ringraziamento naturalmente va anche a tutto il tuo consiglio direttivo. Il mio consiglio che mi segue con ogni follia che ci inventiamo, che ogni proposta innovativa è sempre appoggiata al 100%, quindi ringrazio tutti loro, ringrazio tutte le società che ovviamente ci seguono e a tutti i partecipanti a questa nuova attività, quindi direi i vostri posti pronti, via. E si parte con Atletica. Ciao. Bene, dopo il saluto della Presidente del Comitato Provinciale FIDAL di Milano, Sabrina Fraccaroli, entriamo nella prima parte del nostro programma. Parliamo subito del Cross per Tutti, circuito che è ripartito per questa edizione 2014. Si sono svolte tre tappe, l'apertura come sempre in quella di Paderno Dugnano con l'organizzazione di Euro Atletica, il secondo appuntamento invece con l'organizzazione dell'Atletica Cesano Maderno, e giusto domenica abbiamo visto la terza prova con la 5 Mulini. Davide, dobbiamo subito dire che a livello di risultati non è stato un grandissimo weekend per gli atleti di Milano. Beh, la 5 Mulini è una gara regionale, nazionale e internazionale per le categorie superiori, quindi diventa sempre più difficile farsi vedere. A parte, escluso il settore dei piccolissimi, vedo che sono inquadrati appunto adesso a una delle tante partenze delle gare che hanno animato la mattina di San Vittore Olona, le altre gare erano open, quindi non solo Milano ma tutta la Lombardia, tutto il nord Italia, e quindi Milano si è ritagliato un po' di podi, nessuna vittoria questa volta è mancata, peccato, però Milano può comunque vantarsi di aver portato a casa tre secondi posti e tre terzi posti. Vogliamo dire i nomi di chi è andato a medaglia nell'importantissima gara di San Vittore Olona, e quindi Maria Cristina Roscalla, Roberta Vignati e Susanna Marsigliani sono arrivate seconde nella loro gara, mentre la medaglia di bronzo è stata appuntata sul petto di Melania Croce, Deborah Bono e Matteo Santoni. Questi i magnifici sei milanesi che si sono ritagliati un piccolo spazio sul podio di San Vittore Olona, dove si è svolta l'82esima edizione. Pensa quanto, insomma, pensa quanti capelli bianchi. Davvero straordinaria questa organizzazione che nel tempo, e comunque diciamo che non c'è atleta, già a partire dalla provincia di Milano, che non ha corso alla 5 Mulini in qualsiasi veste. Tra l'altro credo che anche il messaggio più bello, noi lo vediamo attraverso queste immagini, arriva sempre dalla nutrita partecipazione dei giovani, e noi volutamente proprio abbiamo girato delle immagini che riguardano questi ragazzi. È una scelta ben precisa di Atletica, è grandissimo spazio all'attività giovanile. Naturalmente ritorneremo anche ad occuparci del Cross per Tutti, a chi accompagna i giovani, li vediamo inquadrati tutti. Fondamentali, perché se no non ci sarebbero davvero tutti questi ragazzi. Tra l'altro un Cross per Tutti che quest'anno abbina sia l'appuntamento classico per il Comitato Provinciale di Milano, ma si spinge anche a livello regionale, quindi anche un lavoro maggiore, una scelta di ampliamento che è stata fatta dagli organizzatori del circuito. Davide. Sì, le sei prove del Cross per Tutti sono state inserite nel calendario regionale di FIDAL Lombardia, e quindi sono diventate sede di una prova
del calendario lombardo. Qui dato il presidente Gallo, ecco, Stampino. Giuseppe Gallo Stampino, della Unione Sportiva San Vittorio Lona, 1906. È tutto vecchio, a San Vittorio Lona, ma questa è garanzia di risultati, di qualità, di saper fare, perché tu che ci sei stato hai visto una grande organizzazione. Assolutamente. Alla Cinque Mulini, nonostante il vento, anche quest'anno. Anche quest'anno però è stato decisamente più mite nei confronti degli organizzatori. Tra l'altro voglio rimarcarlo, perché proprio oggi, prima di registrare la trasmissione, proprio attraverso un post su Facebook, mi ha fatto molto piacere leggere che la società organizzatrice della Cinque Mulini ha postato anche un quesito nei confronti poi dei partecipanti, chiedendo a loro che cosa si può migliorare, che cosa si deve fare meglio per l'83esima edizione, ammettendo anche qualche piccola defiance in qualche settore. Certo. Beh, devo dire che io ho letto questa situazione come davvero molto bella, perché da un lato c'è l'umiltà di un'organizzazione davvero straordinaria, che sulla carta ovviamente è l'università della corsa campestre, però ha ancora voglia di continuare, soprattutto di misurarsi. Quindi sicuramente questo va sottolineato come merito per gli organizzatori. È un grandissimo merito, un grande pregio del presidente Gallo Stampino, della sua società, che sa benissimo che ha bisogno di qualità e della fiducia degli atleti. Non a caso in conferenza stampa di presentazione il presidente Gallo Stampino ha detto che nella sua vita ha visto 3 vittorie, l'80esima Cinque Mulini, anzi prima la vittoria di Alberto Cova nel 1986, l'ultimo italiano, l'80esima edizione e la 100esima. Non è facile arrivare a 100, mancano tanti anni e l'unica strada per arrivarci è proprio quella che stanno facendo, umiltà e mettersi al servizio degli atleti, nonostante siano la Cinque Mulini. In bocca al lupo naturalmente alla società organizzatrice della Cinque Mulini, ma in generale a tutte le società che compongono il cross per tutti. Noi continueremo a tenervi aggiornati con dei flash, proprio con le immagini che gireremo in alcune delle tappe, e a questo punto Atletica volta pagina. Prima puntata per quanto riguarda Atletica, quindi nuovo programma, nuovo appuntamento con Fidal Milano e anche una nuova società, il Team A Lombardia, che proprio all'inizio di questo 2014 ha visto la sua nascita. Una nascita subito importantissima, con una conquista proprio recentissima di domenica. Noi stiamo registrando in questo martedì sera e grazie a Simone, anzi Simone, sai cosa fai? Facciamo vedere subito la medaglia alla telecamera, così ci racconti che cosa hai fatto di bello domenica, che cosa hai regalato alla tua società, il Team A Lombardia. Allora, questo weekend si sono svolti i campionati italiani indoor di pre multiple a Padova. Su un campo nuovo, tra l'altro, sì. Quindi tutto nuovo, le cose vecchie non piacciono, ho già capito. E niente, ho vinto il titolo italiano e sono andato vicino al record italiano, mancato di 5 punti, in una gara che è stata praticamente perfetta, grazie a vari personali e altre gare molto vicine ai personali. Allora, tu tra l'altro, visto che parliamo di heptathlon, mi devi raccontare subito tutti i tuoi risultati, specialità per specialità, così abbiamo proprio anche il senso di questa tua vittoria. Allora, l'heptathlon comincia con i 60 metri, che in cui sono andato un centesimo dal personale, ho fatto 7,43, poi ho fatto il salto in lungo, ho fatto 6,92 m a 2 cm sopra il personale, poi getto del peso 13,52, anche questo personale, salto in alto, giornatina tranquilla, come vedete, salto in alto 2 metri ho fatto, anche questo personale di 3 cm. Secondo giorno invece ho fatto i 60 ostacoli, 8,50, anche questo un buon tempo, salto con l'asta 3,85 m a 5 cm nel personale, 1000, sono stata la gara un po' meno di livello, a 6 secondi dal personale. L'hai cambiato quello.
però 8 decimi non mi hanno permesso di fare il record italiano. Beh, diciamo che nonostante qualche piccola sbavatura, però il ragazzo qui si è comportato. Il titolo è importante. Davide, saranno contenti quelli del team A Lombardia a livello societario? Ma io penso proprio che siano davvero contenti. Qui con noi abbiamo il professor Nicolò Leonardi, che è il presidente della neonata società, ed è contento non solo per l'oro che vediamo insieme alla maglia tricolore lì subito sotto, ma perché a Padova si sono ottenuti altri buonissimi risultati. A Padova abbiamo una medaglia d'argento, con la nostra Giulia Sportoletti, un quinto posto con una categoria allievi con Nicolas Pascucci, mentre la Sportoletti è junior assassina. Quindi subito due medaglie assassina e un podio importantissimo. Meglio non si poteva. Tre atleti iniziare. Hanno partecipato a questi campionati prove multiple a Padova, quindi fortunatamente siamo riusciti a conquistare tre podi che sono importanti per il nostro inizio. Quindi il 3 è una costante della vostra società, perché ricordiamolo, il team A Lombardia nasce come unione dei settori assoluti di tre società brianzole: Cinque Cerchi e Seregno, Atleti Club Villa Santa e GSA Brugherio. Appunto, come diceva lei, il 3 è un numero che ricorre sempre. Infatti, all'interno di questa nuova società abbiamo tre dirigenti che provengono ciascuno della società base, chiamiamolo così, perché sono, ricordiamolo, il vicepresidente. Il vicepresidente che è un dirigente dell'ex Brugherio, che è Alessandro Stagliano, giusto? E il segretario, un dirigente dell'Atletic Club Villa Santa, Tino, Agostino Rossi, Tino, chiamato Tino. Lo conoscono tutti così, dai, che dopo se dice Agostino, lo conosco. Tino invece. Arrivano tutti. Lei proprio lui, visto che siamo in Brianza. Diciamocelo. Poi diciamo ancora questo numero 3 che si ripete sempre nella lettera A come atletica assoluti, aggregazione, che è la parola forse chiave che ha permesso ad arrivare alla nascita di questa nuova società proprio partendo da questa. Raccontiamo brevemente come nasce questa società, l'idea e come si sviluppa. Allora, l'idea si sviluppa a parte circa un anno e mezzo fa, dopodiché diversi incontri che abbiamo avuto nel corso dell'anno fra le tre società, in modo particolare fra me e i nomi di cui abbiamo precedentemente detto, siamo arrivati ad avere obiettivi comuni, quindi e intenti comuni. Abbiamo pensato di creare questa società in modo tale che i nostri ragazzi potessero sempre rimanere all'interno del nostro, diciamo così, del nostro bacino, perché ci siamo accorti in questi anni che i nostri ragazzi crescevano, dopodiché dovevano confluire in altre società. Perché appunto diciamo Brugherio, Seregno e Villa Santa sono ottime realtà, ma più indicate per il settore giovanile. Poi c'erano notevoli difficoltà nel portare avanti verso il settore assoluto. Quindi voi andate a colmare questa lacuna e a risolvere un'esigenza che avevate in comune voi tre. Capito Fabrizio? Questa è la bella idea. Anche a concretizzarla, che non era sulla carta un'impresa. Siamo riusciti a concretizzarla con calma, siamo all'inizio, lavoreremo tantissimo sicuramente. Da parte nostra, da parte di Nere, c'è un grossissimo impegno per cercare di portare a casa i risultati, però vedo che Simone ha inaugurato molto bene la cosa. Tra l'altro, Simone, visto che tu vanti già anche dei risultati importanti qua, la scheda, giusto per evitare strane cose, campione italiano e primatista italiano under 16 e under 18, quindi diciamo già anche in età più giovane, no? Che tu sei anziano, anzi assolutamente, però insomma hai già dimostrato le tue qualità. Allora, un percorso che sicuramente fa di te un atleta che ha ambizioni anche per il futuro. Sappiamo, si parla spesso, no, dei giovani che magari abbandonano l'atletica. Mi sembra che il tuo percorso sia decisamente all'opposto, giusto? Sì. Simone? Spero di continuare la mia carriera per molti anni. Ecco, quali sono un po' i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, guardandoti anche in prospettiva futura? Vabbè, il mio obiettivo di partecipare ai mondiali allievi si è già realizzato l'anno scorso, e quest'anno si svolgeranno i mondiali juniores a Eugene negli Stati Uniti. E diciamo che l'obiettivo di questa stagione è riuscire a parteciparvi, anche se è abbastanza difficile. Abbastanza difficile, ma sicuramente la tenacia non ti manca. I risultati come quello che hai anche conquistato domenica a Padova sicuramente fanno grande morale, è vero anche?
Beh, morale ne fanno sicuramente tanto, anche se lui appunto ne è forse già un po' abituato, ma il bello non della critica è che non ci si abitua mai, la fame non smette mai. E fame di risultati ne ha sempre il team A Lombardia, nonostante sia appena nato. Primissimi appuntamenti da qui a divenire, ci sono i campionati italiani indoor. Come ci andate e con chi ci andate? Certo, innanzitutto ci sono i campionati regionali, diciamolo che i primi di febbraio. Dopodiché si parteciperà questo weekend, si parteciperà ai campionati nazionali, parteciperemo con diversi atleti. Mi viene in mente, visto che non l'abbiamo menzionata prima, mi viene in mente la Denise Rega, che altra azzurrina per i campionati mondiali under 18, anche questa ha partecipato ai campionati mondiali di Donetsk assieme alla Fassini e alla Giulia, quindi sarà sicuramente protagonista ai campionati nazionali per quanto riguarda la velocità, gareggerà nei 100 e nei 200 metri. Ricordiamo, indoor 60 però insomma parteciperanno a questi campionati. La staffetta indoor, ci sarà? Sicuramente avremo una staffetta juniores femminile, quindi la 4 per un giro, una staffetta assoluta sicuramente, diverse prove individuali. Molti nostri atleti già hanno i minimi per poter partecipare a questi campionati nazionali che si svolgeranno quanto prima ad Ancona a metà mese. Quindi siamo davvero alle ultime battute anche con questo programma molto interessante, grazie al professor Leonardi e anche a Simone Fassina. Abbiamo così iniziato a parlare del team Lombardia, seppur per pochi minuti, ma ritorneremo chiaramente sull'argomento, perché una delle caratteristiche anche di Atletica sarà quella di tenere aggiornati tutti i nostri telespettatori. L'importante è che loro si facciano conoscere e parlare, esatto, attraverso i risultati. Almeno finalmente non siete più solamente un numero, una classifica. Grazie ancora per essere venuti a trovarci, in bocca al lupo. Grazie a voi, buonasera. Leonardo Cuzzolin qui alla mia sinistra, e ancora più alla mia sinistra c'è Matteo Sant'Ambrogio, che è il suo allenatore. La prima cosa ve l'ho chiesta fuori onda, ma secondo me va bene anche farlo prima di adesso che siamo in onda. Chi ha scelto chi di voi due? Spiegatemi, chi vuol parlare? Vediamo un po'. Leonardo, uno dei due, dai subito l'allenatore, dai, dimmi un po', sei tu che hai scelto lui o è stato il contrario? No, è stato un insieme di esperienze, appunto, che ci siamo incontrati e abbiamo deciso di iniziare. Vi siete incontrati all'Atletica Meda? Ci siamo incontrati all'Atletica Meda, sì, io allenavo lì già dei ragazzi più grandi, lui arrivava dal settore giovanile e abbiamo avuto l'occasione di intraprendere questa strada che è solo all'inizio e speriamo che prosegua e sia la più lunga possibile. Ah, ma deve essere lunghissima e soprattutto anche costellata di risultati, perché poi si lavora alla fine per quello. Allora, Leonardo Cuzzolin, giusto per ricordare che cosa ha fatto fino adesso. Allora, campione italiano nei 1000 metri, campione regionale nei 1000 metri? 1000, sì. Vedi, adesso gli viene il dubbio, lui vedi che va bene così. Vediamo un po', il tuo personal best di? 2.35 e non me lo ricordo. 2.35 e 38, meno male che canta. Va bene così. 34. Diciamo che nella vita non va. Chiediamo anche il tempo fatto a? 2.35.38 l'hai conquistato? E corso dove? A Jesolo. Ok. Vabbè, ma per te è normale, ma per tutti quelli che ti guardano a casa mica tutto così come semplice, eh? Poi, nella vita normale, fuori dall'attività sportiva, è uno studente, modello, lo aggiungo io mettendoci anche le virgolette. Sì, va bene, ma non indaghiamo, del liceo artistico. E un ragazzo che insomma già in tenera età aveva già iniziato ad appassionarsi di atletica leggera. Come sei arrivato, sì, all'atletica? È un caso. Un caso? Non l'ho scelto. Non l'hai scelto? Volevo provare un nuovo sport e fatto a caso. Cioè ho provato. Così? All'inizio non sapevo neanche questo che questo quando? Atletica. Quanti anni avevi? E se non sbaglio in seconda elementare. Vedi. Ok, vabbè. Sono ben veterano delle piste. Sei un consumato atleta di... sì. Sai che poi noi faremo anche nel tempo una rubrica con gli ex campioni, sì. Quindi magari tra 50 anni poi riprendiamo queste immagini che abbiamo fatto adesso, le rivediamo, ti facciamo vedere quando eri ancora così modello on the beach, vedi lui, noi qua tutti di noi attempati, tutti di coso, e lui invece è così. Ma va bene, senti Leonardo, spiegami un attimino. Allora, tra l'altro tu poi domenica vai a correre, giusto? Mm-hmm. Raccontaci, sì, dove vai di bello. A Genova. Vai a Genova. Ah, fai gli 800. Mm. Condizione come siamo messi? Abbastanza bene. Abbastanza vuol dire da 0 a 10?
Guarda che non ho la domanda di riserva, dimmi un po', che c'è quell'allenatore, così dopo Davide lo chiede al tuo allenatore. No, facciamo come se ci fosse un separé, dimmi un po'. 8:30, no. Davide, vai te con l'allenatore. Beh, lo vedremo domenica, l'impianto che finalmente ha riaperto dopo tanti anni, quindi anche tu proverai l'emozione di correre in una pista storica dove davvero è passato il meglio dell'atletica nazionale, europea e davvero tanti grandi nomi. Però io ho un tarlo che da tempo mi porto dietro su Leonardo Guzzolini, allora lo chiedo al suo allenatore. L'anno scorso lui da cadetto è andato fortissimo nei 300, fortissimo nei 1000 e bene anche nei 2000. Ora farà gli 800, potranno essere gli 800 la sua distanza o... Allora, quest'anno diciamo che ci prenderemo un po' un anno di studio, di sperimentazioni, per cui varieremo dai 400 ai 1500, con la possibilità anche di provare qualcosa sulle siepi. Addirittura le per siepi? Per cui sì, cerchiamo comunque di mantenere il più ampio possibile. E allora come avviene l'allenamento per mantenere sia una grande velocità di base, perché per fare i 400 quella serve, e prolungarla fino ai 2000 siepi? Su cosa... Cosa studi? Quali metodologie segui? Allora, noi lavoriamo molto sul discorso della tecnica, perché ritengo che sia una cosa molto importante, e ovviamente andando poi a sviluppare anche gare molto più lunghe, lavoriamo anche su aspetti organici, quindi comunque su una costruzione a 360 gradi del ragazzo, in modo che la base di partenza possa essere la più ampia possibile. A Meda vedo che non avete fretta di specializzare Leonardo da qualche parte. Assolutamente no, anzi speriamo appunto, come dicevo prima, che la strada sia più lunga possibile, e credo che perché la strada possa diventare lunga debba essere sostenuta da una base molto forte. Leonardo, tu hai voglia di aspettare ancora un po' prima di capire cosa farai da grande? Sì, anche tanto. Sì, ma tu dov'è che ti senti adesso, al di là un po' le sensazioni, al di là del fatto che stai un po' provando tutte le varie soluzioni, ma che cosa così ti ispira forse un pochettino di più, poi tutta da verificare, da capire, eccetera eccetera? Però mi ispira di più gli 800. Okay, no, così è vero, anche con l'allenatore. Sì, sì. Però ci siamo già messi d'accordo, quindi proviamo tutto. Diciamo che tu stai cercando di sperimentare più quello che ti dice lui, ma un po' la tua direzione va verso gli 800. È un po' così? Io preferisco gli 800, però cioè, mi va bene anche 800, che in realtà non è ancora corso. No. Perché esordiente. Però ha già questa tendenza. Sei un veggente, hai già capito che vai di Dio, e proprio ti sei. Boh, mi piace proprio la misura. Perché anche questo è un 200 metri in meno. 200 metri in meno, perché... E sai che quando l'hai già fatti 800 aggiungerci gli altri 200, non è che sia poi una roba così. Come vi confrontate, nel senso, com'è il vostro dialogo? Poi non è facile, soprattutto su questi aspetti. Come ti muovi? No, ma noi andiamo molto d'accordo da questo punto di vista. Lui è un ragazzo molto intelligente, per cui a parte le gare che quando ci accordiamo magari su come correre, spesso succede il contrario, però finora è andata bene, quindi va molto bene. È un po' un cavallo pazzo. È un artista. Ah, ecco. È un artista. Torniamo all'inizio. D'altronde fa il liceo artistico, non è che, tra l'altro, attenzione, perché è futuro architetto, quindi sì. Così magari diciamolo già a Milano con l'Expo 2015. Chiaro che non ti potrai laureare nel 2015, stai tranquillo che non è che ti chiedo questo, però chissà, insomma, vedendo anche quello che succederà con Milano, magari ci sarà anche il tuo tocco nel futuro, chi può dirlo. Però fai bene con l'atletica prima, perché insomma, cioè non prima. Fai andare le due cose di pari passo, senza dimenticarti dell'atletica, sennò dopo Sant'Ambrogio rimane senza lavoro e non va... No, sto scherzando, Va bene. È così. Fortunato Matteo, perché a Meda invece si sta muovendo bene la società. Sì, è un bel movimento. Esatto, abbiamo tanti ragazzini, un bel settore giovanile, diciamo, ci stiamo impegnando molto. C'è molto entusiasmo, per cui continuiamo a lavorare bene. Speriamo appunto anche nei prossimi anni, come è successo in questi ultimi anni. Come c'è già dietro qualcuno in cui si intravede un po' di Cuzzolin? Abbiamo qualche ragazzino, sì, dai, che lascia ben che sperare. Sta lavorando bene, ragazzi, cadetti, per cui diciamo l'obiettivo è quello sicuramente di arrivare a ottenere delle soddisfazioni simili almeno a quelle che abbiamo. Meda, che l'anno scorso ha festeggiato i 30 anni, quindi si rilancia nel 31esimo, una bella età verso
nuovi risultati da Leonardo e da altri. Senti Leonardo, la tua settimana tipo a livello di allenamento come è composta? Faccio 4 allenamenti a settimana più un quinto e alcune volte cioè, praticamente il quinto... tutti i giorni. E il quinto alcune volte viene sostituito da una gara. Ecco, ma la tabella di marcia, allora, il primo giorno cosa fai solitamente? Dipende da che lavoro ho fatto la settimana prima. Ah, ok, quindi si modifica di situazione. Ma questa è una cosa decisa o ti devi un po' adeguare a quelle che sono? Così anche per capire l'equilibrio tra voi due. Mancano 30 secondi, però almeno la battuta la voglio capire su questa. No, è uno che si impegna sempre in quello che fa, per cui con lui non è difficile programmare perché comunque segue bene quello che gli viene richiesto di fare, per cui assolutamente. Leo, 20 secondi, sogno nel cassetto? Andare ai mondiali. Avrei detto le Olimpiadi. Così. Perché le Olimpiadi, no? Perché i mondiali... Vabbè, una cosa così, se vinceva qualcosa a livello olimpiano... Non lo invitiamo. È proprio un artista, vedi? Meno male che è finito il tempo, perché sennò chissà dove andavamo. Allora ragazzi, davvero in bocca al lupo anche a voi, insomma, bello questo binomio. Poi anche dall'immagine, no? Guardandoli dai monitor, sembrate quasi fratelli, insomma, cioè, si vede che c'è, no, nel senso, però il fratello maggiore, no, è davvero anche una bella immagine, quindi insomma l'atletica ci regala anche queste belle cose. Grazie a Leonardo Cuzzolini e grazie anche a Sant'Ambrogio, grazie a voi. Grazie.